Pronto? Ma chi cerchi? Io mi chiamo Reste, so poi nunca pagare bollette. Voi ci sta moglie, madresa, ma non te la passo perché per come ti interessa, per domani non siete ancora finito. La sofisticata di figlia, ma Claudia, oggi non c'è, sta all'università a Milano. C'è Matteo, figlio mio, se vuoi parlare con isso, ma tanto a mo' starà a dormire. Capirai, non c'ho voglia di far con. E poi ci sta la ballosa di mamma. Ma tanto che te ci faccio parlare a fare, sorda. Ma tu, che numero ci hai fatto? Allora sei sbagliato. Questa è la famiglia Mastrigiò. La sofisticata di figlia, ma... Che ce vuoi fare, figlia? È così. Io stamattina sono andato a fare la spesa e c'era un nino qui davanti che aveva i soldi. Io sono detto, figlio, non ce l'hai, io manco per me, ti vengo da te. Ma vanno in buono, vanno in buono. È pieno. È certo. Oh, fammi te salutare che sta suonando il marito, ma dopo mi fanno la testa. Vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao. Oh, ancora con sul telefono. Ma che telefono? Non stavi sul telefono? No. Allora con chi parlavi? Da sola, che non posso manco parlare da sola. Perché chiacchieri poco, e parli pure la notte. È pronto a mangiare piuttosto? Basta che mangia, Isu. No, non è pronto, no. Non la so mista, basta, perché dopo finire gli è stata caduta. Ma quando corburria? Ha detto che stava a San Giorgio un quarto fa. Ma non c'è mai l'usumaro là piuttosto. Matteo! Hai voi abbastanza radio? Che palle, va, che vuoi? Venne a mangiare. Tanto non è pronto. Venne a mangiare, non mi avevo visto mai, Cammina. Che palle. Andiamo a aprire, che questa è figlia da. Ciao, papino. Oh, che ha fatto il treno? Ha forato? Lo sai, babbo, che sti treni fanno sempre ritardo, no? Ciao, mamma. Ciao, cocca. Io ho avuto la pasta, Sì, io vado a lavarmi le mani intanto. Che pasta fai? Quella con i funghi. Ma porco due, a lo sai che quella non la magna con i funghi? Dopo che gli da studiare a Milano pare che camba d'aria. La magna. Oh, mamma, che cosa c'è di buono oggi? La pasta con i funghi. Scusa mamma, ma i funghi a me fanno schifo. Condiscila con un po' d'olio e basta per me. Che te l'ho detto? Ma ti piace tanto la pasta con i funghi? Lo so mamma, però i funghi mi rimangono sullo stomaco. Oramai con la dieta che sto seguendo mi danno proprio fastidio. Ma tu che cambi, figlia mia? Mettemi un buon mangiava. Oh, che infatti mi mettete su? È tu che sono? Io non mi rizzo. Io mango. Che palle, se ne mamma dagli un attacco sul muso. Pronto? Sì, adesso te la passo. Claudia, per te. Pronto? Ciao Dani, come stai? Ma se può cambiare così? Questa da quando cominciavo l'università, mi pare che sei rincoglionita. Se sapevo che era così, la mandavo fatica in fabbrica. Ce la voglio in fabbrica. Tu zitto e magna adesso. E ringrazia Dio che non ti mando fatica in miniera. E da lunedì ci stai i colloqui con i professori, te faccio vedere i scubizzù. Mamma, la scuola non mi piace, te lo so detto sempre, va. Babbo dice sempre, la penna pesa meno della zappa, ci hai capito? Sì, va, altro che zappa te del rio. Pranzo. Ok, ci sentiamo domani allora. Ok, ciao. Perché vedo vedersi in pure domani? Certo, noi amiche ci teniamo sempre in contatto, per sapere cosa accade a Milano e le nostre amiche, così. Si è pigliato tutta di mamma, da. Sempre sul telefono e sempre a farsi i cazzi dei ladri. Benvenuta mamma. Io forza. Corpo, sei scale. Ma quando ne dè? Oh, ma è sempre quelle, non è che ci siamo fatti le scale, Sopporta la morte. Guarda che ti sa sentito, sa? Mica sa sorda. E dai, ma non cominciamo subito, Oh, poretta me. Non mi tengo più le zampe. Ciao nonna. Oh, chi è? Oh, cocco di nonna. La sono venuta. Ti vedo! Non sei andato alla scuola oggi? Ma è domenica, nonna! Questa è una scuola, non ci va quando sta aperta, figurati quando sta chiusa! Ma stanno se non passi, ti mando a piantare la zanata io e nonno del Fierò! E sì, c'è sempre quello! Ma non è studiare, cammina! No, devi scappare con Andrea!
Studia, grande, se no ti stucco la testa. No! Vieni qua! Vago via! Disgraziato! Che mazzo! Non riboccano un mazzo, guarda. Ma lascialo sta povera creatura! Tu non mi sembri un avvocato. Mettete a cosa te. E non te muovi che vado a pigliare un carrelletto. Claudia, dove stava? Claudia! Che c'è? Vieni qua, che è venuta nonna da. Ciao nonna, come stai? Oh mamma mia! Oh madonna mia, aiutami! Sta sondina! Oh madonna mia! Nonna, vai, dove vai? Stai bene? Dove vai? Ma che me vuoi, fa piana paralisi? Tuo corpo vai vestita così! Esco nonna! Ma scappi così, nuda? Ma quale nuda nonna? E che adesso, pezzetto di stoffa? Lo fazzoletto mio, ad è più grosso! Che è successo? Senti nonna, vieni qua! Ma niente! Ad è fa piana accidente, madonna! Ha visto la figlia da qua, mi ricorda, si è impaurita! Senti un po', tu ti arresti vestita così? Ma papà, non sono più una bambina! È proprio quello che te volevo dire! Quando eri giunta, ti portavamo un umano e gli avevi senza mutande! Amo, non sei più una frega! Fatti cambiare, cammina! Ma papà, dai, che mi devo mettere? La tuta? Bra, vedi, alla tuta non ci ero pensato! Sei pure più comoda! Ora, e falla fa pure tu! Quando si fa lo spuso se non si tira a mocco su? Che se devi tirare su? Le mutande? Ormai gli riappano una scuccia! Ciao mamma, ciao papà. Ciao cocca. Se te porti negli innaccia, te ingaccio da casa. Anch'io ti voglio bene, papà. La di mia pure per culo. E cogliamo stasera? Che te saccio, ecco, ci stava a finire il piegare sti bagni che oggi ci sta un mondo. Mi gusteria mangiare medusa ciccette, la ruspedare tutto il sciamo. Poi si frighi gli piace. A chi? A Matteo. Claudia non le mangia mica. Che mangia l'ortica? Sì, l'ortica. Claudia è vegetariana. Oh babbo mio, ma che dici? C'ha le analisi sballate? Oh madonna mia, e mo? Che hai detto il medico? Oh ma mica è una malattia! Vuol dire che non mangia la carne, mangia solo una verdura! La frittura? La verdura, la yerba! Ah, oh, per questo è così secca! Ah ma essa gli va perché vuole fare la modella! La vidella? Oh che lavoraccio! La modella, quella che fa le sfilate sulla televisione, che è tutte secche! Ah! Oh. Poverino, poverino. Speriamo che non va la fine della figlia del circuito. Perché? Che ha fatto? Non mangiava mai e gli dà cazzoretto. Tutti alla messa. Ma stamattina stavo dando vai sul letto. E sono ancora giù, non mi casco di sonno. Te deve sentire tutti e due. Non ci chiamo mai la messa, almeno oggi dico io. Moglie da già ragione, alla messa ci staria degli c'è tutte le domeniche. Ma tu non te la potessi dire a casa sulla televisione? Ma state zitto, ignorante! Io però dovevo studiare, porca miseria. Sì, te pareva di salvarti a te con lo studio. Ieri non ci si stava mai. Uffa! Fermo, vanno piano. Cazzo c'è, ecco. Vanno a parcheggiare. E dove vago? La da piedi la strada. E che faccio, un autostop per venire? E dai che dai prendi metri, non devi un corpo, no? Forza, cadete, che palle! Oh, che me lasciate, ecco! Vieni nonna, aggrappati a me. Oh, madonna mia! Che fai, ma cominci a prendere, ecco? Niente. Vieni nonna, andiamo. Povera me. A te, che dovrà fare? E muovete, imbecille! È stupido, vai a far conoscere tutti! Mettemici là, almeno faccio prima a fare un comunio. Ma no, con non c'è passi. C'è passo, c'è passo. Mica c'hai un culo grosso come te. E zitta. Shhh. Usete? Oh ma, che è sta lagnera? State zitto, Somaru. E te sente le persone. Che palle. Shhh. Quella chi è? La figlia del commercialista? Sì. Ma quello, il marito? Non era divorziato? È un compagno, non era un marito. Insomma. Non siamo al bar. Non guardo come siete miste. È un'ora che vi cerco. Mango te stai bene? No, se chiamiamo un arbonchetto mio avanti, mandiamo su un prete. Shhh, in piedi. Ma mi sono messo sede. Cari fratelli e sorelle,
Oggi siamo qui riuniti con tutti. Oh, che sbadata! Non l'ho messo silenzioso. Pronto? Ma guarda che maleducata! No, non posso parlare, sto a messa. Sì, che palle. Dai, dopo ti spiego. Ciao, ciao, ciao. Insomma, visto che c'è un telefono acceso, chiamano Brenda, digli che sei sbinesso. E zitti. Ma chi è stato? Matteo, ma che vuoi? Non sono stato io. E no, chi sa chi è stato? E zitta, sono stato io. E sei scappato, oh. Hai già io 80 anni, i freni non me ce fa più. Oh, ma fortuna non ne siamo visto vicino alle cannelle. Se no partivi a razzo, sai dove ne chiappavamo. Dai, papà! L'usomaro dei figliumu. Mamma, ma che roba è questa? Allora, per farci un ciambellotto, cucitelo, porti a Milano. Ma dai, mamma, ancora con questo ciambellotto. Ti dico che sono a dieta e tu mi fai questo materasso alto 20 centimetri, pieno di zucchero e cacao. Almeno è naturale. O che facete con la zio su? Con la roba comprata, con che? Mamma, sono a dieta, capito? Ti è chiaro il concetto? Ma la farai con la zio, no? Mangio lo yogurt, mamma. Quella è la mia colazione. E poi l'altra volta l'ho fatto provare ad Elena e per poco non muore strozzata. Vabbè, ma lo giambellotto è sempre un costo pacciuso. E neanche che ce bevi che cosa, se no ti strozzi sì. Sono 139,70 euro. Un corpo di sangue, che siamo comprato? Alla tessera dei punti? Ma quali punti, figlia? Ecco, ci vuoi i soldi, non i punti. Non stare un portafoglio. Porco due. Ah, eccolo. Mi pare che me l'ero scordato. Dopo non vuol posare tutto. Quando era? 139,70 euro. Ah, sto, ecco. Spicci non ne ha, signora? No, ringrazio Dio che c'hai qui, figlia. Ecco qua, arrivederci. Ciao. Salve. Andiamo un attimo qua, mamma. Mi servono dei pantaloni per uscire. Vanne, io ti aspetto qua fuori. Mica posso lasciare nonna da sola, ecco. Che quella non si sa che va facendo. Ok, come vuoi. Dove siete stati? È l'inferno? Ma fa spesa, mica ci vuole un attimo, sa? Che corpo siete comprato? A c'è Pokémon dentro la macchina, sì? O me venite via dopo? E zitta! Ci stavo portavagagli sulla macchina, ha già fatto apposta! Ma chi è quello? Oh, porca! Adè, Matteo! Che te piglio un corpo, to? A salato! Se si scomprato e comprato salato! Tu capisci sempre quello che ti pare a te! Matteo, lo so visto passare io sotto con un compagno di scuola. Beh, si vede che prima io a scuola è passato ecco con Bracacò. Sì, alle 10:30. Quando che va a scuola? L'1:30, quando è ora di scappare? Porco ladro, te posso lasciare un minuto ecco col carrello? Dove vai? Vado a chiappare lo sopano del nipotuto. Ma Claudio dove sta? Ma è boccata sorrendo, non l'hai vista? No. Asta adesso, tra poco scappa. Io vado più a Matteo. Sbrigate però, eh. Che coglioni! Se stesse no da zitta, oh. Perché lui ha quello delle macchine che ci stava a giocare l'altro giorno, Luca? Quello porco cane è troppo forte, certe sgommate. Ma quello è una sola, già so io che nota, ma c'è una grafica che fa schifo. Io me voglio comprare PES, ma la stronza di mamma non me lo fa comprare. La stronza di mamma, da? Può essere che se te va, te piglia zambate l'altro culo. Ma chi è questa, Matteo? Oh, signor, ma che vuoi? Ma sono la madre, ma moccio. Vedi che sparite, ecco, se no lo dago pure a te un moccatore. Iemo, cammina. Nonna? Mamma dov'è? Ma che tesaccio, ha detto che si era scordata lo salato, boh. Ma se abbiamo una cantina piena di salami e prosciutti a casa? Maru che non si altro, sfacciato e maleducato. Paghiamo la corriera, la scuola, la borsa, i libri. E tu manco ce fai? Stasera quando ormai ne parto te faccio vedere. Non lo faccio più, ma non lo faccio più. Te lo dico io, non lo faccio più, muovete, cammina. Mamma, che succede? Matteo, che ci fai qui? Sono salato. Ancora non siete piato, sto salato? Ma quando iemo via? Ah dai, iemo via, zitta. Ma lo salato? Un corbottello salato. Metteteci pure tu. Ma che ha fatto, mamma? È meglio che stai zitta, nonna, che la situazione non è bella. La mortadella? Pure quella dovete pigliare? Andiamo, nonna, andiamo. Non posso mai stare tranquilla, che ne combinerò sempre una. Una paralisi e un mal di testa. Oh, io vado a casa che non mi sento bene. Ma
Materia, la bitumiera! E venga fatto, non gliela faccio andare a gettare da soli? Che mi devo dire come si fa? Questa contiglia non mi sento me! Non c'è voglia di fare cosa, porco due! Non li vuoi lasciare manco 7.000 baranisi! Chi è, mo? Chi è? E chi è? Sono io, chi può essere? E che te saccio? Si è sentita prima e sono paurita, pensavo che erano i ladri! Sì, infatti i ladri già la chiave! Ma vanne, vanne! Come mai sei venuto? Non stanco bene, mi do la testa! Mi dite una medicina, che co? E che medicina? Deva come un coso un letto! Chi è? Teresa, chi è? E zitta, ma zitta, sono io! Ah, oh, che paura! Mi pare i ladri! Ma loro, che stavate aspettando tutti a loro? Ne va in giro tanti, che te saccio? Zitta, ma zitta, non urla che mi fa male la testa, zitta! Che? Quale festa? Un corbo allo sordo chi mi ha inventato? Chi detto? Ma va in culo, ma pure tu! Oh, Tere, Giovanna qua non scappa più! È un pezzo che non la vedo! Ma Giovanna chi? La figlia di Mario Dendicchio! Ah, quella non scappa più! Perché non cammina? Sta sottoterra! E che sta a fa? Sta a congimare i fiori là un cimitero! C'è fatica? È morta, Sondì, è morta, secca, sticchinita, sotterrata! Ah, e dimmelo, beh! E te lo stacco a di! Mamma mia, ma era giovane! Ah, già aveva 94 anni, magari piace io! 94? Io mi credevo che ce l'aveva 60! Sì, 34 anni fa! Oh, madonna mia! Che si fa? Oh, mamma mia, no! Che si fa, Tere? Non me lo dì, madonna Dimmi, mia, che no! Si fatto? Oh, babbo mio, oh, poveri noi! Oh, poveri noi, questa non c'è volia! Oh, Dio mio, no, 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 questa non c'è volia! Oreste mio, venne qua, corri! Venne ora che... Che si è fatto, cosa? Porco due? Mi ero pennegato! Guarda qua, guarda, guarda! Che è? Guarda, guarda, il termometro! C'è la febbre, che si fatto? Ma stanno dando male io! Mi do la testa e tu mi stai a lucca! Ma che febbre, febbre! Ma è un test di gravidanza, madonna! Ma sei incinta? Sì, incinta! Le tre gemelli, tutti stupidi come te! Claudia, qui sono te Claudia, coglione, non capisci? Claudia, ma vanno in mo, scema. Eh no? E chi è allora, la mamma sa? Sì, non mia, io non sono fatti due, ma basta quelli. Oh, poveri nu, ce ne siamo ruinati. Io lo vinci io, e non dovevi andare sempre tutta smutannata. Tu invece falla fa, falla fa. Ha trovato un mezzo un grifato, adesso vedi? Fortuna che hai dato un maschio. Ammo, che facciamo, mamma mia, che facciamo? Dove è chi è Claudia? A casa di Angela. Oddio, vanno a vedere chi è. Chi è a te? Saranno i ladri, è tutto di oggi che gli chiamano. Ciao papà, come mai a casa? Bocca, cammina. Che succede papà? Non si stanno. A casa di Angela. A proposito, vi devo dire una cosa molto importante. Lo Sancho. Davvero? E chi te l'ho detto? Mamma. Mamma, ma se non gli ho detto niente ancora. Venne, venne. Mamma. Perché, figlia mia, perché? Perché cosa? Come fai a sapere che Angela è incinta? Angela? Me la sono immaginata! Ammazza, ma sei una veggente! No, figlia! Vabbè, io vado in camera a studiare! Vanne, vanne, cocca, vanne! Ma gli ho fatto mille una banalità! A chi lo dici? Ma le ha 10 anni di vita! A me nel frattempo mi sei passata la testa! Siamo scoperti una medicina nuova! Una paralisi ti fa passare un mal di testa! Che è, oh, i ladri? La cura per questa invece è quella di... Una bastonata!